curioso questo. Perché tanta indifferenza verso Dio? Perché tanto male nel mondo? Ma guardate che c'è male nel mondo. Perché le disuguaglianze continuano a crescere e la sospirata pace non arriva? Perché siamo attaccati così alla guerra, al farsi il male uno l'altro? E nei cuori di ognuno quante attese svanite, quante delusioni. E ancora quella sensazione che i tempi passati fossero migliori e che nel mondo, magari pure nella Chiesa, le cose non vadano come una volta. Insomma, anche oggi la speranza sembra a volte sigillata sotto la pietra della sfiducia. E questo io vi invito, ognuno di voi, a pensare: dov'è la tua speranza? Tu hai una speranza viva o l'hai sigillata lì? O l'hai nel cassetto lì, come un ricordo? Ma la tua speranza ti spinge a camminare o è un ricordo romantico, come se fosse una cosa che non esiste? Dov'è la tua speranza oggi?